non resta altro che una teca vuota, un angolo spoglio nella chiesa dell'Annunziata dove i devoti non potranno pregare. Nella notte della festa del Santo Patrono, alcuni ladri si sono introdotti nel santuario dell'Annunziata a Giuliano, grazie ad una porta laterale, ed hanno potuto fare incetta di simboli e statue sacre. La statua dell'Ottocento, raffigurante Santa Lucia, è stata l'opera più importante trafugata, insieme alla spada della collana di San Michele, nella teca a fianco ed ai molteplici voti dei fedeli. Molte le serrature forzate in un colpo che appare mirato e ben studiato e che ha portato i rapinatori a girare le telecamere di sicurezza presenti nella chiesa, così da non poter essere riconosciuti. Uno dei tanti altri atti di microcriminalità che sta colpendo la cittadina di Giugliano, il cui sindaco, Antonio Pozziello, ha disposto una ricompensa di 30.000 euro per chi ritroverà le opere d'arte rubate. I devoti, sconvolti dall'accaduto. Sono entrati in chiesa e mi hanno detto che non c'era più la statua. Poi io mi auguro che chi se l'è presa si morde un po' la coscienza, perché i soldi nella vita servono, ma non servono neanche a niente. Adesso andando in chiesa mi sono commossa non vedendo la statua di Santa Lucia, la spada in mano a San Michele e tutti gli ex voti che la povera gente ha offerto, ecco, per grazie ricevute e tutto quanto. È una cosa che non avrebbero dovuto fare perché Santa Lucia è padrona della vista e adesso allora gli deve dare la vista spirituale perché ce la riportano un'altra volta al nostro santuario. E vedo che saranno la fine del mondo. Solo questo potevamo dire. Io tengo 85 anni, non ho visto mai tutto questo che sta succedendo a me. Qui nelle chiese di Giuliano stanno effettivamente facendo molte rapine per nelle chiese e quindi deve finire questa storia. Il sindaco ha fatto benissimo, perché se si hanno notizie di chi se l'ha preso, magari pagheranno per quello che hanno fatto. E quindi ritornerà la statua di Santa Lucia nel santuario. Tutto bruttissimo, è una cosa bruttissima, una cosa inaspettata, che praticamente è come se avessero rubato a casa tua.